Buonasera e bentornati qui sui segnali di Blog Sicilia e di Videoregione. Siamo nel mese di marzo del 2023. Quest'anno ricorre il 45esimo anniversario del rapimento e dell'uccisione dell'onorevole Aldo Moro. Ci è sembrato giusto e doveroso ricordare la figura di questo statista con l'uomo che più di tutti in Italia si sta battendo perché venga ripristinato o venga finalmente raccontata la verità su quei 57 giorni che hanno cambiato per sempre la storia dell'Italia. Ed è veramente un piacere dare il benvenuto all'onorevole Gero Grassi. Grazie onorevole dell'invito, grazie di essere con noi. Lei è testimone in prima persona di questa storia incredibile. Lei ha conosciuto personalmente l'onorevole Aldo Moro. Seguendo i suoi lavori, lei ha fatto più di un migliaio di lezioni online, in presa diretta in giro per l'Italia, raccontando il suo lavoro da parlamentare. Ci racconta esattamente chi era Aldo Moro e perché è stato così importante per la storia del nostro paese? Anzitutto vi ringrazio per l'invito. Lei mi fa una domanda. Per rispondere ho bisogno di 2 ore. Chi è Almeno 2 ore. Aldo Moro? Lo so, chi è Aldo Moro? Una bella domanda. È un professorino che durante il fascismo studia con altri uomini italiani quale Repubblica realizzare dopo la caduta del fascismo. E la Repubblica di Moro si concretizza nella Costituzione, quando lui dice che non basta cambiare il termine suddito dello Statuto Albertino del 1848 con il termine cittadino. Ma bisogna che i diritti non siano concessi, come faceva il re, ma riconosciuti e non al cittadino, che è quello che nasce, ma alla persona. La persona è anche il concepito. Perché Moro dice alla persona? Per evitare che un Mussolini del futuro possa revocare quei diritti. I giovani spesso non lo sanno, gli adulti lo dimenticano, ma se noi abbiamo la migliore Costituzione del mondo, non è perché lo dice Roberto Benigni, che pure ha ragione, ma perché nella nostra Costituzione la persona viene prima di tutto. Ora è facile dirlo. Moro lo ha detto il 3 novembre del 1941, quando noi eravamo nel regno sotto la dittatura di Mussolini e in piena guerra. Questo è Aldo Moro. Lei è stato per parecchi anni parlamentare. Nel 2013 lei propone un disegno di legge per la costituzione di una commissione che faccia luce su quello che accade nei 57 giorni che vanno dal 16 marzo 78 al 9 maggio dello stesso anno. È la commissione che ha cambiato completamente la narrativa su il rapimento e la morte di Aldo Moro. Io le faccio subito una domanda. Prima di raccontare quei 57 giorni, ci sono delle storie che io ho scoperto grazie al lavoro suo e degli altri membri della commissione e soprattutto al grande lavoro di divulgazione che lei ha fatto in questi anni, dove in realtà Moro era un uomo particolarmente scomodo. Era un uomo che, se non ho capito male, mi perdoni se la domanda è un po' lunga, ma per entrare nel contesto, un uomo che voleva una democrazia finalmente compiuta, dove ci fosse una reale alternanza fra i partiti democratici. Subirà anche delle minacce dai nostri alleati. Ci sono degli episodi che riguardano il rapporto tra l'onorevole Aldo Moro e il segretario di Stato statunitense Henry Kissinger, che fanno venire i brividi, si è I brividi. raccontati.
ti fanno venire i brividi se raccontati, come dire, e contestualizzati anni prima di quello che poi accade in Via Fani. Allora, lei dice il giusto. Moro, quando viene rapito, sta facendo due operazioni apparentemente disconnesse, ma che invece sono una la continuità dell'altra. Sul piano dell'Italia, Moro sta cercando di realizzare la democrazia compiuta, perché noi avevamo nel 78 un partito, la Democrazia Cristiana, che governava da 30 anni, grazie ai voti, e un partito che da 30 anni stava all'opposizione, il Partito Comunista. Moro ritiene che non ci possano essere 12 milioni di elettori, quelli del PC, sempre all'opposizione. Ma perché? Voleva fare un piacere ai comunisti? No. Voleva fare un piacere alla democrazia italiana, perché Moro si rende conto che se io governo sempre e tu fai sempre opposizione, ci troviamo in un periodo di democrazia debole, incompiuta, imperfetta, che fa male ai cittadini. Quindi vuole trasformare il Partito Comunista, troppo legato a Mosca, nonostante Berlinguer, in un partito socialdemocratico. Questa operazione difficile si connette con una operazione che all'epoca fu impossibile. Nel febbraio del 1945, a Yalta, in Crimea, in Ucraina, dove sta la guerra ora, americani e inglesi si dividono il mondo. Gli americani sono già sbarcati in Sicilia, siamo nel febbraio 45. Che cosa succede? Che gli inglesi prendono le colonie, gli americani prendono l'ovest dell'Europa, compresa l'Italia. E in Sicilia sorge un movimento che propone che la Sicilia vada addirittura ad essere la stella aggiuntiva degli Stati Uniti. I russi prendono l'est dell'Europa, Romania, Polonia, Ungheria, Bulgaria, Cecoslovacchia. In questi accordi di Yalta, che sono stati segreti in alcuni aspetti per quasi 60 anni, c'è un'intesa. Gli americani non possono interessarsi di quello che succede nell'est, cioè nella parte comunista. I russi non possono preoccuparsi di quello che succede nell'ovest, quindi nella parte democratica, compresa l'Italia. Questi accordi sono gli accordi in base ai quali Putin ritiene oggi di essere legittimato ad invadere l'Ucraina, perché dice, in base agli accordi di Yalta, l'Ucraina è russa. Putin dimentica che nel frattempo sono passati 80 anni e che il mondo è cambiato, e che il muro di Berlino non c'è più. Perché Moro voleva destrutturare gli accordi di Yalta? Per eliminare l'influenza americana nell'Ovest, quindi in Italia, in Francia, in Spagna, e rendere più democratica la nostra nazione. Ma nello stesso tempo voleva liberare gli ungheresi, i polacchi, i cecoslovacchi, dai carri armati e dal terrore sovietico. Negli anni 60 gli inglesi scrivono nei loro atti ufficiali
che in Italia ci sono due matti. Uno è Enrico Mattei, presidente dell'ACIP, cioè il fondatore dell'ACIP, il quale è accusato dagli inglesi di depotenziare le sette sorelle, cioè le grandi società petrolifere, e di volere rendere autonoma l'Italia dal punto di vista energetico. Magari ci fosse riuscito, oggi non dipenderemmo dal gas russo. L'altro matto, dicono gli inglesi, è Moro, che vuole distruggere gli accordi di Yalta, febbraio 45, senza il consenso dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale. Scrivono sempre gli inglesi nei loro atti di governo, tentare di convincerli, ove impossibile, adottare la soluzione finale. Enrico Mattei viene ucciso a Bescapè, Pavia, 1962. Non ha importanza chi ha messo la bomba sull'aereo, è importante che i vincitori della Seconda Guerra Mondiale volevano uccidere Mattei, che poi partì da Fontana Rossa, l'aeroporto di Catania. Nel 78 la stessa sorte succede a Moro, perché Yalta non si tocca, perché i vincitori di una guerra per decenni e decenni traggono benefici da quella guerra. E quindi noi dobbiamo restare sotto l'influenza americana e i polacchi sotto quella russa. Moro, quando viene rapito, sta tentando di fare questo, tant'è che nella sua auto il 16 marzo si trova un articolo che aveva mandato al quotidiano Il Giorno, che esprimeva pareri durissimi contro la politica americana e che Il Giorno, per motivi di prudenza, non pubblicò. Per capire la vicenda Moro bisogna capire il contesto nel quale si è verificata. Non è un contesto italiano, come dice Rossana Rossanda nel libro scritto con il presunto capo delle BR, Mario Moretti. La vicenda Moro è una vicenda di politica internazionale. E il fatto che la seconda commissione Moro abbia accertato che in via Fani con le Brigate Rosse ci fosse la mafia, la camorra, l'andrangheta, la banda della Magliana e i servizi segreti italiani e stranieri, sta a dimostrare che quello di via Fani non fu un evento solo italiano. Le sue ricostruzioni purtroppo mi tolgono il fiato perché, oltre a essere terribilmente e drammaticamente precise nella loro ricostruzione storica, sono quanto mai attuali perché il sentirsi una colonia è una percezione che ancora oggi non può essere diluita dal tempo. Io a questo punto andrei direttamente proprio alla vicenda del rapimento perché, sempre seguendo il lavoro fatto dalla Commissione e il suo racconto, c'è un dato che un giornalista di cronaca da marciapiede come me fa drizzare le antenne. Ecco dire, quella mattina la macchina di Aldo Moro e la sua scorta non sarebbero dovute passare da Via Fani, ma vengono teleguidate con un sistema di collegamento, come dire, telefonico da parte della Questura di Roma. Sto dicendo un'eresia, onorevole Grassi, o è andata veramente così? La macchina e la scorta di Mora sono state portate in via Fani? Guardi, non sta dicendo un'eresia, solo una piccola correzione. Certo. Non avrebbero
dovuto necessariamente passare da Via Fani. Perché passano da Via Fani? All'epoca non c'erano i telefonini e le macchine, la macchina della polizia, aveva il collegamento con il Ministero degli Interni. Il telefono che stava nell'automobile della polizia era un telefono di 70 anni fa, con un rullino di carta, tipo quello delle calcolatrici di 50 anni fa, dove la chiamata veniva registrata come numero. Capiamoci. Il ministero chiamava la macchina di Moro, su questo rullino veniva scritto il numero del chiamante. Se noi avessimo avuto questo rullino, avremmo saputo chi ha chiamato Moro per indurlo a fare il tragitto di Via Fani. Sapete da dove è stato rubato questo rullino? Dalla scrivania del dottor Spinella, che era il capo della Digos di Roma. Quindi la commissione ha evidenziato che il passaggio da Via Fani non obbligatorio sia stato indotto in modo tale che Moro passasse sul luogo dell'agguato, dove era tutto pronto, tant'è che la sera precedente i brigatisti, andando alla casa del fioraio Spiriticchio, che vendeva i fiori in un furgone all'angolo di Via Fani, gli avevano tagliato le quattro gomme in modo tale che sul luogo del delitto non ci fosse il furgone del fioraio. E al posto del furgone del fioraio, che cosa c'era? C'era un Austin Morris, un'automobile, facente riferimento ad una società con sede a Roma, una immobiliare di proprietà dei servizi segreti italiani. Il passaggio da Via Fani produce l'efferato delitto con la regia di quelli che stavano nel bar Olivetti, che si trova esattamente sul posto. Dovrebbe spiegare dall'alto della sua competenza che cosa rappresenta il bar Olivetti a Roma in quel Ora, periodo il bar storico. Olivetti, dice la magistratura, che quel giorno fosse chiuso. Io ho trovato immagini di Rai 1, telegiornale, dove si dimostra che quel bar è aperto. Chi frequenta il bar Olivetti? Tano Badalamenti, quello che fa uccidere Peppino Impastato, a Cinisi. Frank Lo stesso giorno, Coppola, tra l'altro. lo stesso giorno. Frank Coppola, mafia siculo americana, un signore che anni prima va a fare una rapina in banca negli Stati Uniti, si chiude nella banca il venerdì sera, ruba milioni e milioni di dollari. Ad un certo punto la cassaforte, che è una stanza, la porta si chiude da sola. Frank Coppola resta con due dita incastrate, quindi non se ne può andare. Che fa? Prende il coltello, si taglia le due dita, prende i dollari e se ne va. Fu chiamato Frank Tre Dita. Nel bar Olivetti vanno gli uomini della banda della Magliana, cioè la mafia romana, dell''ndrangheta calabrese. C'è un giornalista che ha testimoniato che la mattina del 16 marzo lui, giornalista Rai, per chiedere rinforzi, perché la sua telecamera era piccolina e stava sul posto,
chiamò Angela Buttiglione e poi arrivò Paolo Fraiese. Questo giornalista, per poter telefonare dal bar Olivetti che era aperto e si telefonava a gettoni, aspettò che alcuni signori finissero di parlare al telefono e questi signori avevano divise dell'aeronautica, brigatisti, e soprattutto parlavano un inglese tedeschizzato, a dimostrazione che in via Fani c'erano anche le Brigate Rosse. Viene registrata anche la presenza di un ufficiale dei servizi segreti che offrirà una testimonianza abbastanza, come dire, non credibile, sia ai magistrati e penso che poi anche voi in commissione l'abbiate sentita. Mi riferisco al tenente Guglielmi. Tenente colonnello, sì, Tenente colonnello. disse che andava a pranzo alle 8:30 da un collega dell'arma, il quale invece testimoniò che non lo aveva invitato a pranzo e che andò a casa sua, ma scese subito in strada dicendogli che doveva verificarsi un evento eccezionale. Questo dimostra che alcuni sapessero Sapevano. che l'evento si doveva verificare. Tenga presente che il poliziotto Saba, Adelmo Saba, ha testimoniato in commissione che il collega Rocco Gentiluomo, scorta di Moro, quel giorno dichiarò: mi hanno messo in ferie per salvarvi la vita. E il suo posto lo prese un poliziotto, Francesco Zizzi, che non c'entrava nulla con la morte di Moro, con la scorta di Moro. Quindi, e mi fermo qua, ci sono una serie di indizi provati che c'erano persone che sapevano che si sarebbe verificato l'attentato. Io la invito a fare un passo indietro di qualche settimana, perché negli uffici dei servizi segreti italiani la notizia di un possibile attentato nei confronti di Aldo Moro circola. Tanto è vero che io tanti anni fa ho intervistato un ex gladiatore, si chiamava Arconte. Questo Lo signore, conosco bene. Nino Arconte, agente G271 se non sbaglio. Esatto. Lui racconta una storia incredibile, racconta la storia di aver ricevuto un cablogramma che lo invita a recarsi a Beirut per parlare con il comandante Giovannone, che era un uomo dei servizi segreti italiani che si occupava dei Tenente rapporti tra colonnello Giovanni. tenente Giovannone. Sì. La missione ai primi di marzo è. Marconte, Marconte, Sì. Vabbè. non vi ha detto perché non lo sapeva, che a metà febbraio 78 ai servizi segreti italiani arriva un cablogramma di Giovannone, che è il capo dei servizi segreti italiani in Medio Oriente. Questo cablogramma avvisa i servizi segreti italiani che a giorni a Roma ci sarà un evento terroristico unico e dice di averlo saputo da uomini dell'OLP palestinesi. Noi questo documento lo abbiamo trovato e sul documento i servizi segreti italiani trascrissero delle frasi, quindi lo presero. Il problema è che lo hanno lasciato nella scrivania per 40 anni, cioè loro lo hanno registrato, ma non hanno fatto nulla per evitare che quella tragedia si consumasse. Moro doveva morire perché
sarebbe stato eletto a breve Presidente della Repubblica, e se fosse stato eletto Presidente della Repubblica, il corso dell'Europa sarebbe cambiato. Quindi un pezzo di politica, un pezzo di magistratura, un pezzo di servizi segreti, insieme alla criminalità comune e a quegli straccioni dei brigatisti, quelli veri e quelli falsi, contribuirono al rapimento e alla morte di Moro. Ma c'è anche un altro ospite indesiderato in questa vicenda drammatica che ha cambiato il corso della storia, e mi riferisco alla Loggia P2. Però poi magari ci arriviamo subito dopo alla Io Loggia P2. mi riferisco a chi? Perfetto, Alla Loggia Propaganda 2 di Licio Gelli, ovviamente, dal condizionamento. la Però loggia prima di propaganda arrivare, 2 di onorevole, Gelli. mi perdoni, però prima di passare alla Propaganda 2, io vorrei concludere la dinamica dell'agguato, anche perché lei ha parlato di brigatisti straccioni. Ora, chi vuole documentarsi sulla storia delle Brigate Rosse e sul come a metà degli anni 70 la gerarchia delle Brigate Rosse è stata completamente stravolta dopo la cattura di Renato Curcio, è l'avvento del gruppo che fa riferimento a Mario Moretti, magari si dovrà informare da un'altra parte perché non abbiamo il tempo di spiegare tutto, però è chiaro che c'è un cambio della guardia all'interno delle Brigate Rosse a metà degli anni 70, il gruppo Con che opera l'arresto di Curcio e Franceschini e con le... l'omicidio di Esatto, Maragatò. esattamente, perfetto. C'è un Guardi, io cambio so della quello che mi ha guardia. raccontato Franceschini. Perfetto, prego, onorevole. Franceschini, io gli chiedo in commissione durante l'interrogatorio, perché voi, dopo aver sparato 96 colpi, premesso che Franceschini è in carcere, quindi non sta a via fare, avete passato il colpo di grazia agli uomini della scorta? E Franceschini dice: nessuno doveva riferire quello che aveva visto in via Fani. Allora io, che sono ingenuo, dico: scusa, ma che aveva visto? Le Brigate Rosse. E lui risponde: non solo. Tenete presente che i due carabinieri, Ricci e Leonardi, che stanno nella macchina di Moro, vengono uccisi con un colpo al cranio dalla distanza di 10 centimetri. Quindi chi ha sparato si è avvicinato al tergicristallo. Dice il figlio di Leonardi: mio padre, se non avesse conosciuto quelle persone, non le avrebbe mai fatte avvicinare all'auto. La magistratura e la polizia hanno sempre detto che i colpi provenivano da sinistra. Noi abbiamo dimostrato che i colpi provenivano anche da destra. Se voi vedete le immagini del TG1, vedrete che quando i cadaveri sono ancora per terra, c'è gente che sottrae i colpi, cioè i bossoli se li portano. Perché si portano i bossoli? Perché quei bossoli ce li avevano solo le forze dell'ordine. E chi si porta i bossoli sono uomini dei servizi segreti italiani o della banda della Magliana. Chiaro? Una ricostruzione terribile. Peraltro, sempre parlando dell'episodio di Via Fani, non si è mai, fino al lavoro della vostra commissione, c'era molta confusione anche sul numero degli effettivi partecipanti Esatto. all'agguato. E c'è a un certo punto compare pure finalmente, perché se ne era parlato in passato. Ma c'è anche una presenza appariscente, la famosa onda anomala, quell'onda che attraversa la strada e a un certo punto spara delle raffiche di mitra Due contro i onde, passanti. due onde, Due due onde. onde. Due onde Guardi, i anomale. brigatisti hanno sempre detto 4, 5, 6 persone. Noi abbiamo ricostruito la scena per
per quello che è successo servivano almeno 20 persone. Il Almeno. problema è che i brigatisti che stavano là o sono morti come Gallinari o non dicono la verità come Morucci, Moretti, Fiori, Fiore, Altobelli, Maccari è morto. Quindi la ricostruzione della scena ci dice che per fare quello che hanno fatto servivano 20 persone. Loro dicono 6, 20 meno 6 fa 14. Questi 14 chi sono? Chi sono? Onorevole, soprattutto c'è anche una notevole discrepanza tra la versione ufficiale della verità dicibile di quell'agguato e quello che poi la commissione a cui lui ha fatto parte ha ricostruito. Perché se non ricordo male, io vado sempre un po' a tentoni, mi perdoni, perché ho studiato, ma non, diciamo, posso anche commettere degli errori nel Sia raccontare dei tranquillo, fatti. sia tranquillo. Sono 96 colpi esplosi, ma la maggior parte di questi colpi li esplode soltanto un'arma. Quanti Esatto. Ora, colpi? guardi, la verità sul rapimento e la morte di Moro, quella giudiziaria, si basa sul memoriale Morucci-Faranda, i quali sono due brigatisti fidanzati che stanno nel carcere di Frosinone e che nel 1986 a marzo scrivono un memoriale, lo si può leggere tutto sul mio sito, Commissione Moro 2, www.gerograssi.it, nel quale scrivono questo memoriale raccontando la verità sul caso Moro. Lo mandano all'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, il quale per 4 anni non fiata. Nell'aprile del 90 dice ha avuto il memoriale, ma viene smentito da Franceschini, il quale dice: ma come? Te l'abbiamo mandato nell'86? Noi non solo scopriamo che il memoriale Cossiga nel 1988, quindi 2 anni prima, lo ha dato in copia ai servizi segreti italiani, quindi non l'ha avuto nel 90. Scopriamo che chi quel memoriale lo ha scritto con la verità dicibile ha avuto l'input e i suggerimenti da Francesco Cossiga, Ugo Pecchioli, deputato del Partito Comunista, qualche magistrato e i servizi segreti italiani. Qual è il tassello che manca? Siccome Morucci e Faranda sono nel carcere di Frosinone e non possono portare il memoriale a Cossiga, lo danno ad una suora, Suor Teresilla Barillà, calabrese, la quale lo porta a Cossiga. Il problema è che noi, Suor Teresilla, non abbiamo potuto interrogarla per un motivo semplice: è stata uccisa prima. Ed è L'incidente stata stradale uccisa. di Suor Teresilla È Barillà, stata uccisa in incredibile. un modo eccezionale, è stata asfaltata da un'automobile nel corso della processione del Divino Amore a Roma. E quindi noi non possiamo sapere quando gliel'ha portato. Però è strano che io ti do una cosa oggi da portare a un tuo amico e tu te la tieni 4 anni. Poi noi scopriamo che tu hai dato fotocopie ai servizi segreti. Cossiga è un mentitore, è un bugiardo e ha costruito la verità dicibile a quegli imbecilli degli italiani, tra cui io, in modo tale da estrapolare dalle responsabilità non della sparatoria, le responsabilità politico-istituzionali, tutti i soggetti che non fossero le Brigate Rosse. E quindi ha salvato gli israeliani, gli inglesi, i tedeschi, i russi, gli americani. Ha salvato ovviamente anche la P2, perché sul caso Moro c'è l'ombra pesantissima di Licio Gelli.
L'ombra di Licio Gelli, il grande, come dire, architetto delle più grosse scorribande che sono state compiute in Italia alla fine del secolo scorso. Ritorniamo alla dinamica di quel 16 marzo. Poi, dopo che è stato ucciso la scorta, tutti gli uomini sterminati col colpo di grazia, una 132 porta via l'onorevole Moro e lì, anche lì c'è tutta una storia che gira attorno ai famosi covi. E arriviamo proprio a Licio Gelli. Proprio in quel giorno Licio Gelli dirà il più è fatto, una frase agghiacciante che fa capire quanto, come dire, si fosse concentrato tutto il potere, quello vero, quello con la P maiuscola, contro la figura dell'onorevole Moro. Ma la P2 avrà un ruolo anche determinante nel tentativo di, come dire, mettere in sicurezza questa operazione. Perché il Ma presidente tenga Cossiga. presente una cosa, che il comitato Esatto, del io volevo farle questa Ministero. domanda. Il comitato del Ministero dell'Interno guidato da Cossiga, erano tutti piduisti, no? Tutti e 40. Tutti e 40. Ce n'era soltanto uno che non era piduista, il prefetto napoletano del CESIS, che fu sostituito col prefetto di Venezia, anche lui piduista. E da chi? Da Giulio Andreotti, presidente del Consiglio. Ma il 16 marzo si verifica un altro episodio. Gelli dice il più è fatto, vediamo che succede. Ma l'onorevole Ugo Pecchioli, anima nera del Partito Comunista, uomo di Mosca, va a trovare Cossiga alle 11 e gli dice: per noi Moro è morto in via Fani. Sono passate meno di 2 ore dal rapimento. Per noi Moro è morto in via Fani. Allora, attenzione, l'errore che noi non dobbiamo fare e che invece si fece nel 78, i democristiani pensarono che Moro fosse stato ucciso dai comunisti tramite le Brigate Rosse. I comunisti pensarono esattamente il contrario, che i democristiani avessero ucciso Moro. Non è vero nulla. È vero che quei due grandi partiti, DC e PC, furono in quei giorni esautorati. Zaccagnini e Berlinguer non capirono nulla. Non gli dissero la verità, comandarono per la DC Andreotti e Cossiga, per il PC Pecchioli, cioè gli uomini di Mosca e di Washington. Ma c'è di più: democristiani e comunisti non hanno capito molto nemmeno oggi, perché fanno fatica a capire che la morte di Moro era la destabilizzazione dell'Europa post Seconda Guerra Mondiale. Scalfaro, presidente della Repubblica, nel 98 dice: abbiamo preso soldati, caporali e colonnelli delle Brigate Rosse, mancano i generali, che mancano tuttora. Però i generali delle Brigate Rosse, si potrebbe pensare a un ruolo determinante di quel soggetto abbastanza oscuro e incomprensibile che fu Corrado Simeoni? Un uomo di Guardi, grande. Simeoni, un delinquente pure lui, però stia attento a non commettere un errore su una vicenda come quella Moro. Di tale portata, noi non dobbiamo pensare, perché possiamo pensare tutto. Noi dobbiamo provare, e noi abbiamo il riscontro, per esempio, che le domande fatte a Moro, che secondo le BR le faceva Moretti, erano scritte da Senzani, professore universitario, Cossiga lo disse che consulente era. del Ministero di Grazia e Giustizia. Cossiga fece una dichiarazione, disse:
Moro è stato interrogato chiaramente da un professore universitario. Esatto, è vero. Ma perché lui lo sapeva? Perché lui lo sapeva. Ma in quei giorni succedono Sersani delle. è il capo culturale delle Brigate Rosse. Certamente Corrado Simioni, personaggio squallido, socialista espulso dal Partito Socialista, nella vicenda del terrorismo ci entra per i rapporti con i Peron a Parigi, ci entra per il livello di cultura che lui ha, ci entra. Ma attenzione, il caso Moro è come certi alberghi di oggi. È a regia diffusa, come certi alberghi hanno le dépendance. Il caso Moro ha regie diffuse, personaggi di diversa natura ed estrazione, culturale, sociale, politica, hanno tutti l'interesse che Moro venga ucciso. Non fanno l'assemblea, hanno un interesse. La P2 offre attraverso i generali dei carabinieri, della finanza, della polizia, uomini di governo, giornalisti, imprenditori, la copertura mediatica e fattuale al rapimento Moro. A proposito dei giornalisti, in una delle sue tante interviste, lei ha definito, ma è la storia che ce lo racconta, Eugenio Scalfari come il capo del partito della non trattativa per liberare Moro. Ma c'è una responsabilità politica molto alta in questo, perché sembrerebbe che la nascita di Repubblica è legata, come dire, a una donazione straniera, mettiamola così. La nascita di Repubblica e del giornale di Montanelli fu voluta dagli inglesi in chiave antimorotea, peraltro con elargizioni lecite degli inglesi, non c'è nulla di lecito. Collegare questo a quanto ci dice Cossiga su Scalfari ci vuole lo Spirito Santo. Cossiga che dice di Scalfari? Il capo del partito antitrattativista è stato Eugenio Scalfari. Lo dice in tribunale. Io questa cosa non l'ho mai capita fin quando, attraverso la commissione e lo studio, mi sono reso conto che Andreotti da una parte, il 16 marzo, dichiara: il governo ha deciso di non trattare, e lo dice quando il governo non ha ancora giurato. Scalfari, con la prima edizione successiva a quella notturna di Repubblica, dice no alla trattativa. L'unica persona che capisce quello che sta succedendo è un siciliano. Si chiamava Leonardo Sciascia, il quale fu l'unico a far notare ad Andreotti che lui aveva detto: non si tratta, non solo prima del giuramento, ma senza una decisione ufficiale del Consiglio dei Ministri. Quella fu una dichiarazione personale di Andreotti, che passò come decisione del governo. Ma fu una decisione illegittima e sbagliata e spudorata, come quello che Andreotti disse a Bruno Vespa a Porta, quando disse: non potevamo trattare per Moro, che cosa avrebbero detto le mogli delle vittime di Via Fani? Ora, in Via Fani le vittime sposate erano solo i due carabinieri, Oreste Leonardi e Domenico Ricci. Nello studio di Porta a Porta c'era la moglie di Ricci, la quale smentì Andreotti. Su che cosa? Andreotti disse: la vedova Ricci e la vedova Leonardi
ci hanno comunicato che si incendieranno vive sotto Palazzo Chigi se il governo dovesse trattare. La vedova Ricci e la vedova Leonardi hanno smentito tutto questo. Andreotti è stato ancora una volta un falso. Dalla sua prigionia Aldo Moro descriverà Andreotti in una maniera, come dire, in una maniera così netta e cruda, e lo consegnerà alla storia come uno dei peggiori politici della storia repubblicana. Presidente Andreotti, lei Presidente. passerà la triste cronaca che le si addice. Non le servirà l'amicizia con il presidente Carter. Lei farà parte della cronaca. La storia è un'altra cosa. È la verità, purtroppo. Quei 57 giorni sono pieni di depistaggi, di falsi comunicati, di sedute spiritiche. La vicenda Gradoli. Cossiga che va dalla Guardi, la famiglia vicenda Moro a dire Gradoli. che non esiste una via Gradoli a Roma. Una pazzia. La vicenda della seduta spiritica è questa. 10 professori universitari a Zappolino, frazione di Valsamoggia, provincia di Bologna, fanno una seduta spiritica. Ne viene fuori che Moro si trovi, secondo i documenti ufficiali, a Gradoli. Ora, premesso che le sedute spiritiche non esistono, premesso che la magistratura avrebbe dovuto incriminare per depistaggio e falsa testimonianza i 10 professori universitari, premesso che i 5 uomini tra i 10 sono diventati tutti ministri, uno presidente del Consiglio, Prodi, gli altri ministri di centrodestra o di centrosinistra. Detto questo, la diatriba dove sta? Il documento che Prodi porta a Cossiga dice effettivamente Gradoli, ma dice Tinazzelmi, il documento va letto tutto, non soltanto una parola. Perché il documento che Cossiga riceve, è vero che sta scritto Gradoli, ma sta scritto Gradoli sulla cassia a Roma. E quindi il riferimento non è a Gradoli città, provincia di Viterbo, ma a via Gradoli. Cossiga dice: non esiste via Gradoli a Roma, l'abbiamo visto sulle pagine gialle. Le pagine gialle c'hanno via Gradoli, ma soprattutto a Roma, in via Gradoli, il Ministero degli Interni ha appartamenti di sua proprietà, dove ci sono i servizi segreti italiani. I depistaggi nel periodo del rapimento Moro non hanno limite. Lei pensi che il capo della polizia, dopo, insieme col procuratore della Repubblica, dice: la polizia non ha fatto operazioni di ricerca del presidente Moro, ma di parata per tranquillizzare la popolazione. Moro doveva morire. È la seconda volta che lo ribadisce, ma dopo queste sue dichiarazioni, io vorrei arrivare, come dire, alla parte, come dire, più scabrosa della vicenda, l'esecuzione di Aldo Moro. Anche lì la versione Brigatisti fa acqua a tutte le parti. Voi avete chiamato la commissione in causa il RIS, avete ricostruito completamente la dinamica. Ci avete detto, mi perdoni se mi prolungo, ma avevamo promesso che sarei stato breve nelle domande. Ma voi ci avete raccontato che praticamente è impossibile quella dinamica. Ora, diamolo per scontato che quella dinamica è impossibile. Come è stato ucciso Aldo Moro? E soprattutto, chi l'ha ucciso? Perché le monetine nella giacca, io le faccio tutti questi riferimenti e poi la lascio libero di sfogarsi come meglio crede.
Le parlo di Ciro De Buono, il 'ndranghetista che probabilmente è stato fotografato già il 16 marzo in via Fani insieme al 'ndranghetista Nirta. Ma perché ci hanno dovuto raccontare questa menzogna così spudoratamente fatta a pezzi, a strascichi, calpestando ancora una volta la dignità e l'onore dell'onorevole Moro? L'hanno fatto addirittura passare per pazzo. Guardi, lei è siciliano. Fra 50 anni, augurandomi che lei conduca ancora questa pregevole trasmissione, ne farà un'altra sull'agenda Borsellino e sull'omicidio Falcone, e scoprirà la longa manus di apparati dello Stato sia in Falcone che in Borsellino. Lei dice che c'è un filo di complicità in tutta questa storia. Moro, noi abbiamo dimostrato che i brigatisti non hanno sparato a Moro per ucciderlo, perché non c'erano. Le riepilogo 5 passaggi. Sta tutto scritto nel memoriale. Brigatisti dicono che Moro è morto sul colpo. I RIS hanno portato l'abito di Moro e sul bavero sinistro c'è un rigurgito salivare deglutito da Moro vivo 30 minuti dopo essere stato sparato. Quindi non è morto sul colpo. I brigatisti dicono che lo hanno sparato nella Renault. Se tu stai nella Renault e io ti sparo da fuori, i colpi vanno dall'alto verso il basso. Moro è stato ucciso con colpi che dal basso vanno verso l'alto. I brigatisti dicono 11 colpi. I colpi sono 12. I brigatisti dicono 2 colpi silenziati. Colpi silenziati sono 10. E potrei continuare. I brigatisti dicono che il covo era via Montalcini. Non è così. Noi abbiamo destrutturato la verità brigatista derivante alla magistratura che supinamente la accolse dal memoriale Morucci Farrando. Quindi noi oggi siamo in grado di dire che non l'hanno sparato nel cofano, che non è morto sul colpo, che non lo hanno sparato i brigatisti. Non siamo in grado di assicurare, perché ci manca la prova, che sia stato l'uomo dell''ndrangheta Giustino De Buono a spararlo. Come arriviamo a De Buono? Anzitutto c'è una dichiarazione in video fatta a Roberto Arditi da Cossiga, il quale dice: io ho conosciuto tutti gli uomini che hanno rapito e custodito Moro, non ho conosciuto chi lo ha ucciso, che è morto poco tempo fa. Quando Cossiga fa questa dichiarazione, tutti i brigatisti del caso Moro sono viventi. Cossiga dice che chi l'ha ucciso è morto, quindi non è un brigatista. La moglie di Moro, 1 agosto 80, Tribunale di Roma. Mio marito è andato via poco prima delle 9 del 16 marzo. Io gli ho stirato l'abito e lui lo ha indossato vicino a me. Quando mi hanno riconsegnato il cadavere, mi hanno dato 1.900 lire di spiccioli che stavano nella tasca dell'abito di mio marito. Mio marito non portava denaro con sé. Signora, che cosa vuol dire, chiede il magistrato,
che quel denaro gliel'hanno messo prima di ucciderlo. Non mi chieda chi, ma se tu metti il denaro in tasca a uno che stai per uccidere, o sei un pazzo, oppure non stai per ucciderlo. Gli metti quel denaro perché quella persona vada ad una cabina telefonica e chiami qualcuno una volta liberato. Quindi lei sta parlando di una cessione di rapito. Sì, io sto dicendo che chi ha ucciso mio marito non sapeva nemmeno chi fosse e non erano i brigatisti. Maria, Eleonora Moro, Tribunale di Roma, 1 agosto 1980. Onorevole, io le chiedo un ultimo piccolo sacrificio. Vorrei, come dire, contestualizzare un poco quella scia di sangue che seguirà l'anno successivo alla morte dell'onorevole Moro e poi ci porterà fino all'83 con la morte del generale Alla Chiesa. E mi riferisco alle figure del giornalista Mino Pecorelli, dell'ufficiale carabinieri Antonio Varisco e appunto del generale Dalla Chiesa. Pecorelli viene ucciso il 20 marzo 79 e viene presentato come un mostro. Pecorelli è un bravo giornalista che ha coordinato a Palermo un dibattito sulla scuola con Moro e l'allora assessore Piersanti Mattarella. Se Pecorelli fosse stato un delinquente, come viene descritto, Moro, che aveva tutte le informazioni del mondo, non lo avrebbe fatto nemmeno sedere vicino a sé. Sono passati 44 anni e noi non sappiamo chi ha ucciso Pecorelli. Ma se lei va sul sito mio, Commissione Moro 2, processo Andreotti, Perugia, per capirci, Andreotti è stato assolto, vedrà che nella documentazione Pecorelli, che si interseca con Moro, ci sono dentro, da Pippo Calò a Badalamenti a tutta la mafia siciliana. La morte di Pecorelli è un altro mistero italiano. Ma Pecorelli viene ucciso per Moro dalla Chiesa. Si dice che dalla Chiesa sia stato ucciso per motivi di mafia. Ci sono intercettazioni telefoniche nel carcere di Opera a Milano, nel quale il capo dei capi, Totò Riina, spiega perché la mafia ha dovuto uccidere dalla Chiesa. Sinteticamente dice che la mafia ha fatto un piacere, che gliel'hanno chiesto e che l'operazione non solo serviva ad uccidere il generale, ma serviva soprattutto a rubargli le carte che lui aveva in cassaforte a casa sua a Palermo. Onorevole, veramente, io l'abbraccio, la ringrazio e le auguro in bocca al lupo per la sua 1154esima lezione domani a Maglie. Grazie a voi. Grazie a voi. Onorevole, una un buona abbraccio serata a tutti gli ascoltatori. Grazie e che la verità trionfi.